Oggi facciamo una piccola digressione, che poi tale non è, sul nostro percorso di questo mese di maggio, in cui ci stiamo soffermando. Abbiamo iniziato con così alcuni concetti sulla Madonna, sulle sue virtù, sulla sua ordinarietà, sulla sua quotidianità. E questa vita normale della Madonna non toglie nulla alla Madonna, anzi, non solo l'arricchisce ai nostri occhi, ma ci fa capire come Dio ama i semplici, interviene verso i semplici, e inoltre ce la rende accessibile, ce la rende madre, e quindi per noi è un modo per incoraggiarci a seguirla, a imitare le sue virtù, per poi vivere il Vangelo e quindi conoscere Cristo. Poi siamo entrati in un argomento molto attuale, cioè le apparizioni mariane. Queste apparizioni che non sono tutte vere e che per essere tali devono passare il vaglio del giudizio della Chiesa. E quindi abbiamo visto quali sono i criteri perché delle apparizioni possono essere vere, e quindi il criterio, sto un po' cercando di ripetere come si fa a scuola, tra virgolette, per rinfrescarci la memoria, la coerenza, la conformità del messaggio che viene dalla presunta apparizione con la parola di Dio, l'umiltà e l'obbedienza dei veggenti alla Chiesa, al Papa e ai Vescovi. Nessuna apparizione può essere vera quando attacca la Chiesa, quando attacca il Papa, quando attacca i Vescovi, il sacerdote, eccetera. Perché Maria è colei che è madre della Chiesa. Questo non vuol dire che nella Chiesa non c'è il peccato. Negli uomini di Chiesa certamente che c'è il peccato, in me c'è tanto peccato, in voi c'è tanto peccato, ma questo non vuol dire attaccare la propria madre. Quando alcuni figli spirituali di Padre Pio volevano difenderlo attaccando la Chiesa, Padre Pio ha sempre detto no, perché la Chiesa è madre e la madre non si attacca mai. Quindi la conformità alla parola di Dio, la conformità al rispetto della Chiesa, ma nello stesso tempo all'umiltà e all'obbedienza di Maria. Un veggente di un'apparizione mariana non può essere disobbediente alla Chiesa, visto che Maria è stata obbediente sempre al Figlio, ha ascoltato sempre la parola di Dio, e Maria è stata una donna umile. E poi l'altro criterio, la centralità di tutte le apparizioni non è Maria, non è la Madonna, ma è Cristo. Perché Maria, tra virgolette, lavora solo e unicamente per Dio. Maria opera per Dio e Maria opera per Cristo, perché ci vuole condurre tutti a Cristo. E dopo questi criteri abbiamo visto anche il senso, il fondamento vero da cui devono nascere i messaggi della Madonna. Il primo criterio che abbiamo visto proprio in queste ultime puntate è stato appunto il criterio della evangelicità, così come abbiamo detto. Ogni Maria vive la sua funzione materna anche attraverso le apparizioni, e quindi richiama sempre al Vangelo e poi il richiamo alla vita ultima, al destino ultimo dell'uomo, che è il cielo, che è la comunione con Dio, che è l'unione intima con il Signore e quindi che è la pace e l'amore. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!